Amici di Smart Revolution, grazie alla collaborazione con Top Reseller Store, che come abbiamo già detto più volte ci ha mandato dei terminali per il nostro seminario e ci ha consentito di fare delle recensioni, oggi abbiamo qui il nostro nuovissimo Elephone P9000, un telefono grazie al quale la Elephone dichiara di voler fare un salto di qualità, un terminale abbastanza grande ma comunque molto ben bilanciato. Per come si comporta, le rifiniture, tutte le caratteristiche, vi rimando alla nostra recensione. A fra poco! Ed ergonomia. Ebbene amici, eccolo qui, Elephone P9000. Come vedete questa volta non vi faccio vedere assolutamente quella che è la confezione di vendita, perché non abbiamo grandi dotazioni, soltanto il cavo USB Type-C, e vi dico subito quindi che il nostro dispositivo ha un ingresso e un connettore Type-C. E per quanto riguarda invece le rifiniture generali, come potete vedere è molto molto bello. Abbiamo questa rifinitura metallica tutto intorno al telefono, con qui il carrellino che porta due micro SIM, una micro SIM e una micro SD, un tasto dedicato al quale voi potete personalizzarvi, al quale voi potete dare una serie di funzioni per apertura di un'applicazione o di una funzione che più preferite. Dall'altro lato, bilanciere del volume e il tasto di accensione. Dietro abbiamo la fotocamera da 13 megapixel con il flash LED e il puntatore laser, e lettore di impronte digitali che funziona anche abbastanza bene. La sensazione della cover posteriore è simile a quella del OnePlus One 2, cioè con questa sensazione quasi un po' ruvida che aumenta il grip, ma diciamo che nonostante sia un dispositivo da 5,5 pollici, la gradevolezza al tatto e anche la trasportabilità è assolutamente completa e totale. Prestazioni. Come vedete, risveglio col doppio tap. Per quanto riguarda la dotazione di questo dispositivo, a bordo abbiamo un MediaTek Helio P10, un octa-core un po' raro da trovare sui dispositivi che difficilmente abbiamo incontrato e che soprattutto difficilmente conoscerete, ma un processore molto valido, abbinato soprattutto a 4 GB di RAM, 32 GB di memoria espandibile con micro SD, e le prestazioni di questo dispositivo sono assolutamente di altissimo livello. È un octa-core che si comporta sempre molto molto bene, che assolutamente nella maniera più assoluta dà una grande reattività al dispositivo, come voi stessi state vedendo, e che non ci ha mai dato tentennamenti o lag di alcun tipo nell'utilizzo di tutti i giorni. Display da 5,5 pollici, una bellissima unità con una risoluzione Full HD 1920x1080, che con una diagonale così grande ci dà 401 ppi, con una qualità davvero molto alta e una luminosità anche elevatissima. Soprattutto mi è piaciuto il sensore di prossimità, mi è piaciuto molto il sensore di luminosità, che ci calibra automaticamente molto bene la luminosità del dispositivo senza crearci problemi nell'utilizzo anche sotto il sole. Audio e multimedia. Audio abbastanza buono, come avete potuto sentire è un audio molto potente, ma che tendenzialmente al massimo del volume tende un po' a gracchiare, a dare qualche piccola distorsione. Il numero selezionato non è attivo.
Se sta cercando un numero, chiami il 1254. Tipo i costi su. Per quanto riguarda invece, come avete potuto sentire, l'audio multimediale, abbiamo qualche... nella capsula viva voce, che è sempre ovviamente l'altoparlante della parte multimediale, anche lì ad alto volume gracchia un pochettino il nostro l'audio, soprattutto se è a volume molto molto elevato. Autonomia. Batteria integrata da 3000 mAh. Molto buona, sia merito delle scelte del processore, un processore abbastanza parsimonioso, sia grazie all'ottimizzazione che è stata fatta da parte di Elephone per quanto riguarda il software. Per cui con questa batteria da 3000 mAh non abbiamo avuto brutte sorprese, siamo arrivati sempre a fine giornata con un utilizzo medio, siamo riusciti a coprire le 4 ore e mezzo di display, arrivando a sera anche con un 20% di batteria residua. Per cui assolutamente complimenti per la autonomia del dispositivo stesso. Software. Per quanto riguarda il software, vediamo subito qual è la versione che abbiamo a bordo. Abbiamo a bordo Android 6.0 con praticamente la penultima patch di sicurezza di Android. Abbiamo ricevuto un aggiornamento proprio ieri che ha migliorato la stabilità di tutto il processore. Come vedete, l'interfaccia fondamentalmente è quella di Android stock, anche se abbiamo una serie di personalizzazioni davvero interessanti. Ve ne faccio vedere alcune. Abbiamo questa possibilità di programmare l'accensione e lo spegnimento del dispositivo, che può essere molto utile, che non troviamo assolutamente su tutti i dispositivi. La navigation bar, che io ho attivato, ma che possiamo far scomparire per recuperare al massimo le dimensioni del display. Come vedete, è scomparsa e abbiamo soltanto il tasto fisico qui, che ci permette, a seconda delle volte che noi lo clicchiamo, di tornare nella home, di tornare indietro o di aprire il task manager. È un tasto all'interno del quale poi c'è anche un LED, quello di notifica, che lampeggia nello stesso identico colore indifferentemente in relazione a quelle che sono le notifiche che riceveremo. Come vedete, poi ci sono altre impostazioni, ad esempio questo per evitare che possano partire inaspettatamente le telefonate mentre utilizziamo il dispositivo, oppure altra cosa molto carina, le gesture a dispositivo spento. Una delle classiche, delle tipiche che abbiamo però anche qui, è il doppio tap per il risveglio, ma poi abbiamo lo swipe verso l'alto per attivare e sbloccare il nostro dispositivo, ma non lo abbiamo attivato, l'attivazione della musica piuttosto che della fotocamera e via discorrendo. Per cui una serie di gesture di implementazione della parte software molto molto interessanti. Quindi la leggerezza l'interfaccia simile ad Android stock, con una serie di personalizzazioni davvero molto molto smart. Fotocamera. Fotocamera, abbiamo detto, abbiamo un sensore da 13 megapixel con doppio flash LED dual tone e messa a fuoco laser. Nella modalità diurna si comporta abbastanza bene. L'unica difficoltà che abbiamo trovato è nella modalità notturna, in cui fa fatica un po' a restituirci le tonalità così come sono realmente, soprattutto con la luce artificiale, e la messa a fuoco risulta essere in alcuni casi un po' lenta. L'interfaccia della fotocamera è simile a quella di Android stock, ma come vedete poi abbiamo a disposizione anche l'HDR e poi una serie di funzioni, cioè quella di vedere scattare una fotografia allegata alla fotografia principale con la fotocamera secondaria e insieme alla fotocamera principale, cioè alla posteriore. Come vedrete, alla fine il risultato che avremo è un risultato comunque molto molto carino, per cui una impostazione, un'implementazione della fotocamera sicuramente gradevole. Ricezione. Segnale molto buono. Ricordiamo che qui abbiamo la possibilità di avere due SIM o una SIM e un SD. Quando abbiamo una micro SD, ovviamente, avendo le due SIM non abbiamo mai avuto difficoltà di segnale. In alcune zone critiche abbiamo avuto la perdita del segnale, ma il riaggancio è stato davvero fulmineo. Molto buona l'antenna anche Wi-Fi e, sempre per quanto riguarda la parte telefonica, l'audio in capsula è molto pulito e dall'altro lato del telefono ci hanno sentito sempre molto molto bene. Conclusioni.
Concludendo, possiamo dire che effettivamente Elephone cerca di fare un importante salto in avanti. Il dispositivo è un bel dispositivo, ben assemblato, anche piacevole al tatto da tenere in mano, un bel display, un bel pannello, si comporta abbastanza bene, a 360 gradi un terminale abbastanza completo con un buon rapporto qualità-prezzo. L'unica pecca forse, la fotocamera, che non è particolarmente performante, come abbiamo potuto vedere all'interno della recensione. Magari però con degli aggiornamenti Elephone riuscirà a mettere una pezza e a migliorare anche questo comparto. Detto questo, come sempre vi saluto, vi rimando al nostro sito, al nostro canale, alla pagina Facebook, vi invito a mettere mi piace e per la recensione completa andate su thesmartrevolution.it e ricordatevi che la Smart Revolution continua.